e si chiamano i cosiddetti funghi di paglia. Togliamo la parte sporca di terra. Cercate di pulirli quando meglio possibile, ma non preoccupatevi se lasciate un po' di terra attaccata, perché una volta essiccati dovranno essere messi nell'acqua e quindi si laveranno prima di essere cotti. Tagliamo i funghi a fette e riponiamoli in un cestino e riponiamo in un luogo fresco e buio. Dopo una settimana i nostri funghi si presentano così. Sono ormai secchi. A questo punto mettiamoli in un sacchetto di stoffa in cotone ed andiamo a conservare in un posto fresco e buio. Quando abbiamo bisogno dei nostri funghi secchi, basta metterli in acqua una notte e cucinarli il giorno dopo a gradimento.